Buonasera, benvenuti alla Camera dei Deputati per un evento importante, eccezionale, in occasione dell'80° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia e a margine della visita ufficiale del Presidente Mattarella in Polonia. Sono onorato della presentazione in anteprima di Ricorda sull'iconica figura di Jan Karski in occasione appunto dell'80° anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia. Il mio ringraziamento va prima di tutto all'ambasciatrice di Polonia e all'ambasciatrice Anna Maria Anders e il mio saluto alle delegazioni presenti, ambasciatrice di Slovacchia in Italia Carla Wusterowa, al consigliere militare dell'ambasciata di Israele Liad Zak, al consigliere dell'ufficio politico dell'ambasciata della Repubblica Ceca Jitka Pavlo Vikikova, al consigliere dell'ufficio cultura dell'ambasciata della Repubblica Federale di Germania Andrea Rubner. Il mio ringraziamento anche alle scuole presenti, al Visconti, al Viscontino, al Montale e ovviamente alla scuola polacca a cui diamo il benvenuto. Vedete, Jan Karski è stata una voce delle vittime di chi ha sofferto di una tragedia come quella della Shoah senza precedenti. Nato Jan Konzileski, prese definitivamente il nome in codice di Jan Karski, fu uomo di profondo eroismo, dalle molteplici vite e dal grande coraggio. Karski fu scelto quale emissario del governo polacco in esilio, che allora aveva sede in Francia, sotto pseudonimo, dopo un viaggio estremamente rischioso attraverso le montagne, consegnò i rapporti della resistenza, ma al ritorno doveva trasportare sul suo corpo 40 libbre di valuta e nella sua mente, memorizzato parola per parola, era dotato di un'infallibile memoria fotografica. Infatti, tutto il piano del governo per incorporare la resistenza militare in uno stato clandestino vero e proprio. Nel corso di un'altra missione fu catturato dalla Gestapo in Slovacchia, torturato e poi liberato da giovani soldati polacchi. Continuò, nonostante la crudeltà della tortura che lo portò quasi al suicidio prima di rivelare i segreti della resistenza, la sua battaglia per la resistenza polacca. Gli venne affidato quindi l'incarico di entrare per due volte nel ghetto di Varsavia. Nell'agosto 1942 vi entrò dallo scantinato di una casa sul confine del ghetto, travestito con abiti cenciosi su cui era cucita la stella di David. Lo accompagnava l'avvocato Leon Feiner, che per tutta la durata della visita continuò a mormorargli: "Ricordati di questo, ricordatelo". Karski, di sua iniziativa, trascorse un'ora vestito da guardia estone nel campo di Izbica, un campo di transito per gli ebrei che venivano deportati a Belzec. Dato che ogni gruppo era di circa 5.000 persone e le baracche potevano ospitarne solo 3.000, Karski in quella giornata fredda e piovosa vide una folta, pulsante, fremente, rumorosa massa di uomini, donne e bambini. Su camion su cui potevano salire 40 persone ne venivano ammassate a centinaia. Jan Karski vide con i propri occhi gli orrori dell'Olocausto. Scrisse tre rapporti. Uno dei tre, quello scritto di suo pugno, fu redatto a Londra e presentato ai governi alleati. Nel 1943 Jan Karski lo portò negli Stati Uniti e lo trasmise al presidente degli Stati Uniti e alle cariche apicali dell'amministrazione Roosevelt. Ciò che Karski scrisse fu considerato così tragico che molti si rifiutarono di credere che potesse esistere al mondo questo orrore. Per il suo operato Karski è stato insignito del titolo di giusto tra le nazioni e nel 2016 di titolo di generale da parte del presidente polacco Duda. Karski è stato un eroe europeo, una grande figura storica, un eroe che ha dedicato tutta la sua giovane vita a lottare per la libertà della Polonia e dell'Europa tutta, come i giovani eroi delle unioni combattenti del ghetto di Varsavia che dal 19 aprile 1943 si sollevarono contro i soldati nazisti e tennero testa per un mese. Sotto una doppia occupazione, il popolo polacco ha sopportato mali indescrivibili. Penso al massacro della foresta di Katyn, in cui furono uccisi migliaia tra ufficiali, politici, giornalisti, professori e industriali polacchi. Mosca diede subito colpa a Berlino, ma una commissione internazionale accertò le responsabilità dei russi. Tra i componenti della commissione figura per il suo coraggio anche l'italiano Vincenzo Palmieri, professore universitario che nel dopoguerra venne sottoposto a una sistematica opera di linciaggio da parte degli ambienti del comunismo italiano, tanto da venire sprezzatamente definito l'uomo di Katyn e agente della propaganda. Solo nel 1990 la Russia riconobbe la propria matrice del massacro.
Penso quindi all'Olocausto, al ghetto di Varsavia, alla rivolta del ghetto di Varsavia e alla morte di un polacco su cinque. I ricordi di coloro che morirono nella rivolta di Varsavia risuonano attraverso i decenni. Erano patrioti polacchi, patrioti europei, patrioti dell'Occidente. La nostra libertà, la nostra civiltà dipendono da questi legami di storia, cultura e memoria. Nel gennaio del 1943 apparvero questi manifesti. Svegliati, o popolo che lotta, che ogni madre diventi una leonessa in difesa dei suoi piccoli, che nessun padre veda con rassegnazione la morte dei figli, che il nemico paghi col proprio sangue la vita di ogni ebreo, che ogni casa diventi una fortezza, nessun ebreo deve più morire a Treblinka. Preparatevi ad agire, siate pronti. Siamo qui ovviamente perché il ricordo unisca e si superi gli orrori dell'Olocausto e della guerra, e soprattutto ai più giovani, perché ciò non accada più. Vi ringrazio. Prima di lasciare ovviamente la parola all'ambasciatrice Anders, a cui si deve questa iniziativa, leggo il messaggio del Presidente della Camera Fontana. Con la proiezione in anteprima nazionale del film Ricorda, dei registi Hutchence e Derek Goldman, si ricorda oggi alla Camera dei Deputati, per iniziativa del Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, onorevole Federico Mollicone, che ringrazio, una delle pagine più buie e tragiche della storia. 80 anni fa, il 19 aprile 1943, scoppiava la rivolta nel ghetto di Varsavia, dove fin dal 1940 erano stati deportati e segregati centinaia e migliaia di ebrei polacchi costretti a vivere in condizioni disumane in spazi ristrettissimi. L'eroica resistenza durò 4 settimane, al termine delle quali la popolazione superstite fu deportata nei campi di sterminio e il ghetto fu raso al suolo. Nel film si ricostruisce la storia di Jan Kosiewski, noto come Jan Karski, l'eroe polacco che nel 1982 l'istituto israeliano Yad Vashem ha riconosciuto come giusto fra le nazioni per aver denunciato le atrocità e i crimini commessi dai nazisti a danno degli ebrei polacchi. Karski era un diplomatico e militare, un cattolico sposato con una donna ebrea, membro della resistenza polacca e più volte scampato alla violenza nazista. Egli fu testimone del brutale e feroce trattamento cui erano costretti gli ebrei polacchi e in particolare quelli rinchiusi nel ghetto di Varsavia, in cui era riuscito a introdursi per ben 2 volte. Egli riuscì a documentare non solo le durissime condizioni di vita della popolazione ebraica, ma anche l'esistenza dei campi di concentramento nazisti, a cominciare da quello di Treblinka, il più vicino a Varsavia. Tutto ciò al fine di sollecitare l'intervento con la forza dei paesi alleati occidentali per fermare lo sterminio. Nonostante Karski si adoperasse strenuamente per tutto il 1943 a sensibilizzare i politici più influenti di Gran Bretagna e Stati Uniti, fu ricevuto anche dal presidente Franklin Delano Roosevelt, i suoi sforzi risultarono però vani per l'incredulità con cui venivano generalmente accolte le notizie contenute nel rapporto. L'Olocausto ha infatti questo di particolare, che lo rende unico e diverso da ogni altro sterminio. Per la prima volta nella storia, l'inimmaginabile era stato programmato e realizzato con freddezza scientifica, e ciò era avvenuto nel cuore stesso dell'Europa. Che quanto accaduto allora sia sempre di monito affinché tutto ciò non si ripeta mai più. Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Vi ringrazio. Lascio e chiamo qui a intervenire, appunto lascio la parola all'ambasciatrice Anders, prego. Grazie. Egregi signore e signori, illustri rappresentanti delle autorità, del corpo diplomatico e consolare, caro giovane pubblico qui presente, un particolare saluto e riconoscenza ai rappresentanti della comunità ebraica, ai rappresentanti dell'ambasciata di Israele, in particolare all'addetto militare colonnello Liat Zak, nel giorno della festa dell'indipendenza dello Stato di Israele. Sono davvero onorata di essere oggi qui alla Camera dei Deputati
per ricordare insieme l'80° anniversario della rivolta al ghetto di Varsavia, per commemorare coloro che hanno lottato per la dignità umana con atti eroici. Lo abbiamo appena fatto insieme al presidente Sergio Mattarella nel corso della visita ufficiale in Polonia, terminata da poco. Ringrazio in modo particolare il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Federico Mollicone, che ha accolto con entusiasmo la volontà di condividere con l'ambasciata polacca questa esperienza. La nostra presenza congiunta qui è solo, come spero, il primo di tanti progetti che potranno essere realizzati insieme alla Commissione. Saluto. Il mondo in cui viviamo ha bisogno di ricordare la storia e ha bisogno di esempi per scegliere la strada giusta, che quasi sempre non è quella più facile. Questa strada ha scelto anche il protagonista del film Ricorda, che ho il piacere di portare alla vostra visione. Jan Karski, testimone dell'Olocausto, rischia la vita per portare i resconti dei testimoni oculari della Polonia devastata dalla guerra al mondo occidentale e infine alla Casa Bianca. Fuggendo da una prigione della Gestapo, testimoniando il dramma del ghetto di Varsavia e confrontandosi con la disumanità di un campo di sterminio, Karski sopporta un'indicibile angoscia psicologica e le torture fisiche per entrare a testa alta nelle stanze del potere e raccontare la verità. L'attore straordinario David Stratton, che ha anche mandato un saluto speciale a tutti i partecipanti, cattura la complessità e l'eredità di questo autodefinito piccolo uomo insignificante, la cui storia di coraggio morale e di responsabilità individuale senza tempo più scuotere ancora la coscienza del mondo, soprattutto in questi tempi di guerra. Con questo film, l'ambasciata della Repubblica di Polonia vuole commemorare la rivolta al ghetto di Varsavia in occasione del suo 80° anniversario. La commemorazione non è un esercizio nella memoria legato al calendario, è la testimonianza della piena consapevolezza di quello che siamo stati. Ricordare il passato significa applicare la sua lezione al presente e farne insegnamento di vita. A Bernardo di Chartres, vissuto nel XII secolo, è attribuita la frase seconda, qui, siamo come nani sulle spalle dei giganti. Solo così possiamo vedere più cose e più lontano, perché siamo più in alto grazie alla grandezza dei giganti. Se non abbiamo la forza di salire sulle spalle della storia, siamo condannati a non avere la forza di progredire. Oggi siamo qui per ricordare ciò che è stato e per dimostrare che abbiamo imparato e non lasciarci precipitare nell'abisso dell'umanità. Quanti anni fa gli ebrei polacchi del ghetto di Varsavia insorsero contro i nazisti senza nessuna possibilità di sconfiggerli, con la sola consapevolezza di voler affermare la dignità dell'uomo contro chi questa dignità la negava con le persecuzioni, lo sterminio, la morte. Gli ebrei combatterono senza speranza e senza paura. Furono sconfitti sul campo di battaglia del ferro e del fuoco, ma vinsero sul campo morale della storia. Il nome di Jan Karski non è solo quello iscritto al Yad Vashem come uno degli oltre 7.000 polacchi giusti tra le nazioni, il più alto numero tra tutti i paesi, ma è quello di uomo che mise in gioco la sua stessa vita per salvare l'umanità. Vide quello che nessuno verrebbe mai vedere e raccontò quello che nessuno voleva ascoltare, testimonianza vivente della Shoah. Non li credero
così come nessuno vuole credere ai riporti inviati a rischio della vita da un altro ufficiale polacco, Witold Pilecki, che si fece rinchiudere volontariamente a Auschwitz per informare il mondo libero delle lacrime e del sangue sparsi nel lager diventato una fabbrica dello sterminio. Fuggì dal campo di concentramento di Auschwitz proprio il 26 aprile di 80 anni fa. Non posso non ricordare anche mio padre, il generale Władysław Anders, che riuscì a salvare dai gulag sovietici e polacchi fatti prigionieri durante la guerra del 1939, donne e bambini, e tra di essi c'erano non meno di 4.000 ebrei che avrebbero conosciuto altrimenti un triste destino. Karski, Pilecki, Anders sono stati giganti che a prezzo di indicibili sacrifici ci hanno caricati sulle spalle per consentirci di vedere più lontano. Dimostriamo ogni giorno di esserne degni e che siamo capaci di voltarci indietro per guardare meglio in avanti. Auguro a tutti buona visione. Prego la regia di mandare il videomessaggio dell'attore protagonista. Ciao a tutti. On behalf of everyone who had a hand in the making of this film, our directors, Derek Goldman and Jeff Hutchins, our writer, Clark Young, our producer, Eva Nisko, and everyone involved with the Laboratory of Global Performance and Politics, we want to thank the Italian Chamber of Deputies, President Lorenzo Fontana, President of the Cultural Commission, Federico Moloconi, Polish Ambassador to Italy, Anna Marie Anders, for making the screening of this film possible. We also want to acknowledge all the representatives of the Jewish communities in Italy and in Rome for their presence there today. It has constantly been our hope and dream that the story of Jan Karski will inspire people from all walks of life to embrace the values that he fought for and taught throughout his life. He often said, "Dobbiamo prenderci cura l'uno altro." We have to take care of each other if we ever hope to make this world a safe, secure, compassionate, truthful, peaceful place for everyone. By showing and sharing in this film today, you are doing just that. And we are so grateful. Thank you so very much. Allora, abbasserei le luci e procediamo con la visione di Ricorda. Grazie a tutti.